bello di calarsi in un personaggio senza poi magari sapere dove andare. Forse la cosa più affascinante, più eccitante, perché diciamo fai un percorso quasi parallelo e nel presente del personaggio, perché non sai che tipo di sviluppo possa avere, soprattutto in questo caso che hai a che fare con materiale legato alla follia e quindi molto all'inconscio, molto a un irrazionale che ti sorprende, ti diverte, perché è come se lanciassi una pietra e vedessi poi le forme che l'acqua prende, non le puoi controllare, non sai quanto durerà, non sai che effetto avrà, non sai la reazione dell'ambiente attorno. E quindi è stato molto divertente farsi sorprendere e scoprire le cose durante il lavoro. Francesco, allora tante pietre da gettare nell'acqua per vedere dove vanno. Sì. Miriam Dalmazio, bella, bellissima, e protagonista della stagione della caccia, C'era una volta l'Italia. E allora il tuo personaggio? Il mio personaggio è Tontò, la marchesina Antonietta, figlia del marchese Peluso, e diciamo l'unica erede al trono, come si suol dire, perché rimane sola dopo che la sua famiglia viene completamente decimata. Sarà protagonista di misteriosi delitti che avverranno proprio quando ci sarà la venuta di Fofò la Mattina, questo misterioso farmacista che viene da Palermo. Come ti sei immersa in questo personaggio? Ma all'inizio non l'ho per niente capito, devo dire che Rowan Johnson, il regista, mi ha aiutato tantissimo a capire quanto questo personaggio fosse altro da tutto quello che abbiamo già visto, quindi ho dovuto usare altri sensi, in un certo senso. ed è stato un viaggio, una scoperta molto, molto piacevole, quasi ultraterrena. Ecco. Grazie Miriam, e tutto grazie. Meglio. Grazie. Donatella Finocchiaro, come sei cambiata? Uno nessuno 100.000, e qui sei, C'era una volta Vigata, la stagione della caccia. E allora, ne vogliamo parlare? Parliamone, sì. Questo insomma è un romanzo storico di Camilleri, una scrittura meravigliosa, poi adattata da Francesco Bruni e altri autori, insomma, per fare il film. E noi siamo tanti personaggi dentro questo film, veramente tanti, tutti meravigliosi, tutti scritti proprio con veramente cesellati proprio. E credo che appunto dal capolavoro di letteratura fare un bel film sia stato veramente un grande sforzo, infatti Rowan Johnson vi ha dato veramente uno sprint incredibile al film, e noi insomma diamo vita a questa storia anche noi attori nel nostro piccolo. E il mio personaggio, Donna Matilde, è una donna che ha faticato tanto per fare un figlio maschio a questo marchese Peluso, appunto interpretato magnificamente da Tommaso Ragno, e questo figlio mascolo finalmente nasce figlio mascolo, l'allegria, il risultato, l'erede, e poi da grande questo figlio, insomma succede una disgrazia e il figlio, perdiamo questo figlio, la madre esce fuori di testa, quindi il mio personaggio, insomma, un po' l'evoluzione è questa. Poi nel film succedono mille altre cose, per me è la follia di questa madre che è la cosa che mi ha attirato molto nell'interpretazione appunto di questo personaggio, di questa donna Matilde. Tanta sicilianità, tanta borghesia di quel periodo storico, tutto ambientato nel 1860 e 90. Per me è stato un gioco magnifico, ci siamo anche divertiti molto perché nella tragedia poi assoluta di questo sviluppo del thriller c'è anche tanta comicità, sì, anche involontaria certe volte tra di noi scoppiavamo a ridere senza motivo apparentemente, ma sta proprio nella scrittura evidentemente questo. Mille grazie, tutto meglio. Grazie. Francesco Bruni è per me e per noi il principe degli sceneggiatori, e allora una full immersion ultimamente in Camilleri. Sì, abbiamo fatto due puntate che sono appena andate in onda, adesso va in onda questa stagione della caccia, ma noi stiamo già scrivendo le puntate che vedrete l'anno prossimo, quindi effettivamente in questo periodo non penso ad altro. Quindi sei praticamente dentro Camilleri, nella testa di Camilleri e nel cuore di Camilleri. Ma
Ma ci spero, lui è sempre molto affettuoso con me e quindi mi sembra di sì, anche perché non è il tipo da fare complimenti se le cose non gli piacciono. Finora è sempre stato molto soddisfatto e orgoglioso del nostro lavoro. Quanto ti è piaciuta questa full immersion in questa sicilianità? Ma lavorare sui romanzi storici ogni tanto è una bella divagazione, nel senso che sono i romanzi a cui Andrea tiene di più, perché sono quelli in cui ha fatto un maggiore lavoro di sperimentalismo sia strutturale che linguistico. Quindi questa stagione della caccia per me è un prodotto che mi ha dato tantissima soddisfazione lavorare. Ora spero che piaccia anche al pubblico, ma io l'ho visto ieri e mi sembra veramente un film bellissimo che rispetta in pieno la lettera di Camilleri. Grazie Francesco Bruni e tutto il meglio. Grazie a voi. Rowan Johnson, un uomo orchestra, perché sceneggiatore, regista, scrittore. E allora ci racconti di quest'ultima fatica? Beh, questo film è arrivato un po' a sorpresa e tratto da uno dei romanzi secondo me più belli storici di Camilleri, che è La stagione della caccia, ed è stato per me una sorta di regalo che mi è arrivata da Palomar, dalla Rai e da Camilleri. È stato una sorta di sfida e di sorpresa continua, perché intanto era la prima volta che facevo un lavoro di cui io non avevo scritto la sceneggiatura. Ma più che questo era un po' la sfida era quella di entrare in un mondo che non era il mio, mentre di solito io faccio sempre lavori dove il mondo che vado a raccontare lo conosco sempre molto bene. Un mondo che conosci molto bene e questa volta invece ti sei mescolato ad un mondo nuovo. Però so anche un'altra cosa, che avendo letto il libro moltissimi anni fa, è una delle opere più originose. Come te la sei cavata? Sì, c'è molto erotismo in questo romanzo. È un romanzo che parla della terra e della sanguinità. E uno dei protagonisti è il Marchese Peluso, che è un uomo che appunto ama possedere, no? E con questo termine prende tutte le sfaccettature che ha: possiede la terra, possiede le donne, possiede la vita. E quindi lavorare su questo erotismo è stato per me una cosa molto bella. Non lo faccio spesso, invece è una cosa che mi è piaciuta molto da girare. Però, come dicevamo, tu sei un uomo dei molti cappelli. Allora, che cos'è che ti piace? Sì, erano tutti i miei figli, diceva Miller, ma la regia, lo scrittore, tu hai scritto dei eccellenti romanzi. Cos'è che ti piace di più, che è più caro al tuo cuore? In questo momento la mia natura mi porta più verso la regia. Ho trovato una sorta di dimensione psicologica che mi fa veramente divertire sul set, mentre all'inizio avevo un'ansia abbastanza patologica che non me lo faceva amare come lavoro, lo facevo perché lo dovevo fare. Invece c'è stata una sorta di salto di qualità, probabilmente da fino a qui tutto bene, che mi ha permesso invece ora di amarne tutti gli aspetti. Però possiamo anche dare l'appuntamento ai nostri ascoltatori, videospettatori? Sì, lunedì prossimo, il 25, alle 20:20 su Rai 1 ci sarà La stagione della caccia, tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri. Grazie, tutto il meglio. Grazie.